In occasione della giornata FAI di primavera, siamo venuti a Vetriano, un piccolo paese della Lucasia, in Val di Roggio, comune di Pescaglia. Lungo la strada che ci porta al paese incontriamo una bellissima chiesa in stile romanico e poco più avanti le indicazioni ci guidano a scoprire il teatro più piccolo del mondo. Lasciamo l'auto e facciamo pochi passi in questo borgo ben tenuto che ci troviamo davanti all'ingresso del teatrino di Vetriano. Dopo un lungo periodo di abbandono, la bomboniera, come lo chiamano gli abitanti di Vetriano, era in pessime condizioni. È stato acquistato dal FAI, Fondo Italiano per l'Ambiente, che lo ha fatto tornare al suo antico splendore, nel pieno rispetto della sua storia. Nei suoi 71 metri quadrati, il teatro di Vetriano, seppur in miniatura, ha tutto per potervi rappresentare opere di prosa, commedie musicali e concerti. E allora apriamo il sipario. Ed eccomi all'interno del teatrino di Vetriano, teatrino che dal 1997 è entrato a far parte del Guinness dei primati, infatti è considerata la struttura, il teatrino più pubblico, più piccolo del mondo. A dimostrazione della vitalità di questo piccolo teatro, adesso mi trovo con alle mie spalle i vestiti della Madama Butterfly, costruiti, appunto realizzati in collaborazione con il laboratorio artistico del Teatro alla Scala di Milano, che è partner del FAI negli allestimenti che ha questo teatrino. Siamo adesso all'interno del teatrino di Vetriano, nello specifico sul palco. Alle mie spalle questo è il sipario, al di là la sala che poi vedremo. Alla mia sinistra vediamo le quinte storiche, pensate, questo è legno, sono quinte storiche di questo teatrino. Se mi seguite oltre questo fondale, che adesso è aperto, intravediamo Vestiti della Tosca, che è un'opera allestita in forma concertistica ultimamente in questo teatrino, e a fare da sfondo questo meraviglioso affresco storico risalente al 1890. Questo è il primo ordine di palchi, possiamo chiamarlo, la galleria, ma anche il palco d'onore, tanto è vero che questo spazio era riservato alle nobili antiche famiglie del paese, le cui insegne, diciamo, sono riportate in queste specifiche panche che ricordano appunto quegli anni. Eccomi arrivato in alto al secondo ordine di palchi, ovvero in questo caso anche la piccionaia, dove notiamo la particolarità di questa balaustra di dimensioni così ridotte, perché sono le originarie del 1890. Siamo con la signora Cristina, che è la custode di questo fantastico teatro e che, ci è sembrato di capire, lo considera un po' come una seconda casa. Beh, diciamo di sì, in pratica ho parecchi visitatori, queste sono le giornate FAI, quindi siamo pieni, ci sono vari spettacoli in tutto l'anno, uno al mese, è tutto su prenotazione, è aperto la prima e la terza domenica di tutti i mesi, dalle 3 alle 5 e mezzo, e gli altri giorni solo su prenotazione. Si sono fatti vari spettacoli, tipo abbiamo la collaborazione del laboratorio della Scala di Milano, che hanno allestito la Tosca e la Butterfly, quelli amatoriali, tanti concerti, la collaborazione del Festival Pucciniano, il paese stesso collabora agli spettacoli, c'è la compagnia chiamata Gianduia, in base appunto alla statua che abbiamo qui sopra, vive veramente con i visitatori e con tutto quello che facciamo, grazie alla soprintendente, anche la signora Loredana Sciabatti, che in pratica ha scoperto questo teatrino. E insieme a lei siamo veramente una famiglia che col cuore apriamo questo teatrino in ogni momento che ci viene richiesto.
E quindi l'attività del teatro è in continuo fermento, in continuo sviluppo, e possiamo quindi dare i prossimi appuntamenti. Allora, il primo è appunto il primo d'aprile, scusate il gioco, con la, praticamente l'associazione Amici Catalani di Lucca, perché anche questo teatrino appunto era stato dedicato in origine ad Alfredo Catalani, compositore lucchese, e l'altro sarà il 21 di aprile, E che gli farò io alle donne, è una